Caterina, tu mi dici, come è stato possibile tradire la Costituzione? Come è successo? Beh, le forze avverse dalla Costituzione erano presenti già prima della Costituzione. La Costituzione che cosa costituisce? Un documento, un testo giuridico che vuole preservare il popolo italiano dai danni tremendi dell'economia, della filosofia liberista. Filosofia che aveva, economia che aveva, finanza, che aveva prodotto la prima e la seconda guerra mondiale e i totalitarismi del Novecento. In questi giorni ho esplorato un termine che è poco di moda e forse non mai, che si chiama democrazia cognitiva. Allora, la nostra Costituzione presuppone non solo la democrazia economica, come ovvio, ma la democrazia cognitiva. Che vuol dire? Che se io so delle cose, devo metterle al servizio di chi non le sa, perché altrimenti io so delle cose e utilizzo queste cose per prevaricare gli altri. La Costituzione non prevede la prevaricazione, non prevede la prepotenza, prevede l'aiuto dei più deboli. Aurora vide Titone. E fu giorno e amore insieme. Giorno e amore le sembrarono fatti l'uno per l'altra. Adesso Aurora era impaziente di uscire per sorprendere il suo Titone. E Titone aspettava sveglio che la notte finisse per uscire e lasciarsi sorprendere dall'Aurora. Piano Piano Festival per me è un'esperienza totalizzante che investe la mia persona e quella, la vita di tutte le persone che sono insieme a me, che vivono con me in tutto e per tutto. Quest'anno ho ritenuto necessario quasi esserci investita in prima persona e data il mio interesse verso il teatro ho pensato di chiamare una persona eccezionale come Daria, che ringrazio per aver accolto il mio invito. Quindi questa sera mi sembra di capire che sarà magia pura. La veste scivola dell'una e pure dell'altra. Un corpo preme sull'altro. Le due si guardavano intensamente quando Callisto vide sparire Diana e al suo posto apparire Zeus. In questo momento tutti i settori avrebbero bisogno di un ripensamento. E quello del teatro in particolare. Credo che è piuttosto dall'interno che noi dovremmo rivedere il nostro fare e quindi è un percorso molto molto lungo da fare. Era impossibile seguire le giravolte di Aurora. Lei era così grande, veloce, spaziosa, copriva ogni cosa con il suo manto colorato. Lui cercava di starle dietro, saltava di chioma in chioma, ma quando non poteva più, allora con lo sguardo la inseguiva lontano. E quando neanche più lo sguardo poteva, allora... Sono qui, Aurora! Vai, Aurora, vai! Sei bella, Aurora, vai! Aspetterò qui per sempre. Abbiamo scelto due racconti che sono stati il punto di partenza, due racconti mitologici all'insegna del femminile e quindi abbiamo scelto anche di seguire il tema del festival e quindi di parlare del cielo e delle stelle. Dunque ci sarà la storia di Aurora con musiche originali di Irene e la storia di Callisto, tra loro molto diverse, e dove ecco, si parla di un amore così tanto difficile che il lieto finale manca. Ahimè. Nuda si sentiva, che la vergogna, una volta la devi provare e non te la dimentichi più, così è.
ti fa sentire sporca, nuda, macchiata, sotto la luce del giorno, pure quando è notte. Callisto abbassò gli occhi, trattenne lo sguardo, rossa in volto come una mela marcia, salutò come una ladra, e poi quello